Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Cheese and Rats di Razer Ra e Lucchetto. Ancora una volta abbiamo a che fare con un rapper della nuova Sardegna. Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di parlare di Praci e di questo collettivo che appunto è nato in Sardegna. Indovinate un po', comunque negli ultimi mesi sta facendo molto parlare di sé. L'artista in questione, Razer, è da poco uscito con un EP da Cost Energy, 4 tracce, e una di queste è proprio Cheese and Rats featuring Lucchetto, l'unico featuring di questo progetto. Tra l'altro proprio il titolo del progetto si riferisce alla costa della Sardegna e anche Lucchetto è un rapper sardo. In questo caso vi dico la verità, per mancanza di conoscenze mie non so se fa parte di Nuova Sardegna o è semplicemente un affiliato, perché comunque ha collaborato diverse volte, però lo troviamo in questa canzone con Razer Ra. Di entrambi ne ho sentito parlare, ma sono due artisti che non ho mai approfondito più di tanto. Giusto l'altra volta, per farmi un'idea, ho sentito Hot Season, mi sembra, di Razer. Comunque tutto sommato non mi sembra affatto male, quindi io direi che possiamo anche andare e procedere con l'ascolto della canzone. Ma come al solito, prima di farlo, mi piace, commento, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, il mio canale secondario, il gruppo Telegram, le mie playlist. E detto questo, direi che è anche ora di partire. Vediamo se trovo un testo. Ok, il sound. Che sound pulito. Sembra un po' una prod in stile Polo G. Ok. Bello il ritornello. Che devo rannare di brutto. Ok. Sto rannando fast come fossi un vuoto bitume. Non ho più rata Saturno, sono il veleno. Vengo dall'isola più in là dove nessuno butta l'occhio. Resta stretto un posto, potrà farti diventare pazzo. In un sample di Air Force, tutto relaxato. Niente male affatto, mi è piaciuta. Ha un sound veramente molto molto clean. Entrambi hanno preso delle linee melodiche veramente belle, ma perché stanno proprio bene sul beat, sono cantate bene. E come ho detto anche nella reaction, la produzione mi ricorda molto una di quelle in stile Polo G, quindi comunque è una canzone molto introspettiva, c'è qualche accordo di chitarra di sottofondo. A tal proposito, la produzione è stata fatta da I Love This Beat, che ho visto che ha prodotto tutto l'EP, ma in generale l'abbiamo già visto in molte molte canzoni di Nuova Sardegna, quindi immagino sia un po' il loro main producer. Il primo che parte, che fa anche il ritornello, è Razer Ra, e secondo me specialmente il ritornello è stato veramente killato, perché come ho detto prima suona veramente lit. Chiaramente gioca su questa cosa di cheese and rats, quindi formaggi e topi. Nello slang americano il cheese sono i soldi, e giustamente nel ritornello dice che più formaggio porta anche più topi, e chiaramente invece i topi nello slang americano sono gli snitch o comunque gli infami. Quindi carina questa cosa. Come ho detto anche parlando di Praci, la cosa che mi piace è che nonostante comunque siano emergenti, hanno già in un certo senso una visione ben chiara, hanno un loro slang, un loro immaginario, e questa è una cosa molto importante, soprattutto perché se ce l'hai dall'inizio ti differenzia da tutti gli altri emergenti, e quindi è molto importante proprio per far vedere che sei diverso in un certo senso. Anche Lucchetto mi è piaciuto comunque, avevo già sentito parlare di lui, ripeto, molto tempo fa, però non gli avevo mai dato una chance, diciamo così. Comunque ha fatto veramente una bella strofa. Forse per quanto riguarda le linee melodiche ho preferito quelle di Razer, perché nella sua parte mi è proprio suonato pulitissimo, però anche lui ha dato insomma il suo contributo a questa canzone, e quindi devo dire che anche lui è stata una bella scoperta. Come ho detto prima, la canzone è stata estratta da Cost Energy, dove ce ne sono praticamente altre tre per un totale di 4, e penso che darò una possibilità a questo, a quelle, alle altre tre canzoni, perché comunque questa non è per niente male. Quindi appena avrò un po' di tempo approfondirò meglio il discorso Razer Ra. Per il resto non ho molto altro da dire, penso di aver detto già un po' tutto. Abbiamo parlato della produzione, delle linee melodiche, i flow, Nuova Sardegna. Quindi niente ragazzi, non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate della canzone. Avete ascoltato da Cost Energy, che cosa ne pensate di questo progetto di Nuova Sardegna, di Razer Ra, di Lucchetto? Scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina. Se ancora non l'avete fatto, qui sotto in descrizione trovate il mio canale secondario di YouTube, il mio account TikTok e il gruppo Telegram, quindi mi raccomando cercate un po' tutti i link, ci sono anche quelli delle playlist. Condividete questo video con quanta più gente volete, potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slat.